Ehi, la ciurma, io sono Mazzetest e ben ritrovati su Expeditions Conquistador. Non mi ricordo più cosa dobbiamo fare. Allora, no, volevamo passare giù sotto il Passo Montano o volevamo andare a Tenochtitlan? Andiamo giù al Passo Montano, dai. Continuiamo il discorso sul Passo Montano e poi vediamo un po' di andare a questo punto alla spedizione. Maialino, mangiamocelo, questo sì. Yep, solo 10, dai, potevi essere un po' più generoso con noi. Nascondiamo questo apprendimento e... Ok, dobbiamo continuare in questa direzione. Ah, no! Eh beh. A recuperare equipaggiamento rotto. Vendere equipaggiamento rotto perché c'è stata la battaglia lo scorso giro? Mi sa di sì. Allora. No, tu devi stare di guardia per forza, Paulik. Allora, razioni. Diamo una di carne a tutti intanto. Quei incarichi come si ammessero? Conserva. Caccia e guardia. Ma tu di guardia come sei? 4, che fa schifo però. Meglio che tu stai di guardia. E il nostro signor conserva. Direi che è meglio che ripari l'equipaggiamento rotto e tu caccia, visto che ti devi dire dovremmo essere a posto o no? In realtà adesso andremo sotto, ma vabbè, glielo facciamo fare dopo. Ah no, scusa, al posto che caccia conserva, lui lo facciamo fare. Così ce li mette via tutti. Volevo un po' altino. Ok. Speriamo vada tutto bene. Allora, 6 razioni, abbiamo trovato solo 4 unità di carne, ma abbiamo recuperato 2 pezzi di equipaggiamento, ok. E Iruene se sta meglio, diamolo subito equipaggiamento, sempre a Iruene, si dice che dovrebbe essere a posto lei. Ok, allora andiamo fin qua. Così ci guadagniamo quei 2 punti di movimento, ovviamente perché poi siamo andati là, forse ci abbiamo guadagnato niente. Però è sempre bello poter andare là. Allora, mappa, stiamo andando giusto per il passo montano, sì. Che è qua. Sì. Ok, campiamoci proprio qua. Allora, questo era il nostro pattugliatore. No, questo era il nostro tuttofare, che lo mandiamo di nuovo a cercare il piccone. Ah, tu carne non abbiamo più, per cui vai a cacciare. E guardia, però restiamo così anche con il nostro pattugliatore perché Iruenes ancora non sta bene per niente. Quando poi lei si rimette. Cavolo! Oh, di medicina non siamo messi. Vabbè, non è vero, non siamo messi benissimo. In realtà ne abbiamo un fracco di medicina, però insomma. Se vogliamo stare sopra le 100 unità, dobbiamo un po' economizzare in questo momento. Allora, dobbiamo continuare in questa direzione, mi sa. No, qua mi sa che finiamo nel nulla, vero? Ah no, si apre. Ah, però abbiamo finito i movimenti. Allora, Iruene, se stai bene, sta benissimo Iruene, ottimo. Di razione abbiamo un po' di carne sto giro. Niente, 5 di carne, che schifo. Tu vai a fare delle erbe perché adesso siamo messi male di erbe. E tu, Quintero, sei bravo come pattuglia, per cui vai a fare la pattuglia. Che non si sa mai, magari mi trovi delle medicine. No, ha trovato 9 di legname. Vabbè, faremo un botto di barricate a questo punto. Allora, c'è qualcosa di nuovo qua intorno? Non sembra. Qua si vede qualcosa? Non pare, ma facciamo il giro largo così vediamo anche dove, un po' dove finisce la mappa. Ah, ok, qua sotto c'è un cairn, sembra. Là sotto, sì. Quindi la mappa si espande ancora un po' in là. Allora, ci accampiamo. Come si è messi a medicina adesso? Solo 85, per cui no, ci serve per forza che lui ne faccia altre. Lasciamo come ieri. Abbiamo 4 di conserva? No, perché non abbiamo dato carne a tutti. Visto che diventa carne a tutti, comunque ne va via. Piccolo livello 3. Ok, per cui adesso gli facciamo fare... Solo 9 di carne non è un granché, effettivamente. C'è un tesoro qua? Ok,
Qui ci avviciniamo ai nostri 5.000 cocozzi. In realtà siamo lontanissimi, ne avremo 2.000 se va bene. Ne infatti neanche 2.000 ne abbiamo. Allora, andiamo in qua. Scendiamo sempre in questa direzione per tenere un pochettino. Anche se, allora, il tromba di Tlaxcala è là, per cui dovremmo girare a destra. Oddio, carne a tutti, ce l'hanno tutti la carne. Allora, tu che sei a posto e hai inventato tutto il mondo. Speriamo poi che ci sblocchino delle altre cose, perché qua lui ha fatto tutto il possibile. Ma cos'è che usa il legno? Aculei? Che subisce dei danni, chi ci passa sopra? Potrebbero essere comode, però chiedono anche corda e metallo, ok? Torcia chiede dell'olio. Allora, facciamo una lanterna che abbiamo un po' di olio, effettivamente. E le lanterne ci erano tornate utili in passato. Poi ce ne avanzano solo 4 di olio, ma va bene, non è gravissimo. Oh, tu fai ancora medicina fin tanto che si è messi male, e gli altri li lasciamo più o meno così. Caccia sarebbe meglio averne un po' di più, ma. Allora, abbiamo trovato 3 medicine. E abbiamo ottenuto solo 9 di carne. Come si è messi a medicine però? 102, per cui direi che adesso possiamo tornare a cacciare un pochettino di più se possibile. Ah, là ci sono delle erbe. E sotto cos'è che c'è? Che indicava qualcosa sulla mappa. Allora, c'è un cairn e poi vicino c'è un sepolcro. Ok, il sepolcro non ci interessa, ma il cairn sì. E anche queste altre erbe, in realtà. Ok, mappa di montagna aggiornato. Qua riusciamo ad andare su questo? No. Vabbè, intanto adesso comunque dobbiamo esplora caverne vicine. Piccolo infortunio, ma non è un problema. Metallo potrebbe essere. Beh, no, in realtà non ci serve un cavolo il metallo. Però, allora, cosa gli facciamo? Facciamo fare delle aculei a sto punto. Sì, dai, mettiamo un po' di aculei al posto che. Beh, possiamo sostituire delle altre cose, effettivamente. E erboristeria? No, noi siamo a posto con l'erboristeria, per cui vai a cacciare tu. E carne, tutti carne? Così abbiamo 4 di. Allora, abbiamo trovato 10 di carne, che è buono. Abbiamo trovato 8 razioni, ottimo. E abbiamo fatto degli aculei, che anche quello non è male. Cos'è che ha trovato? 4 di corda, che non è proprio quello che desideravo di più, però. Allora, andiamo qua. E poi ho visto che c'è un lago, quindi 10 di legname. C'è qualcos'altro qua nei dintorni? No, allora là c'è il nostro Tlaxcala dove dobbiamo fare la missione per il capo. Allora, 2 di olio, molto molto buono. La mappa ci dice altro, no, che dobbiamo proseguire qui su, vero? Allora, aspetta, in realtà. Ok, sì, qua su. Non ci arriviamo in tempo, no? Per quanto abbiamo il carro super mega potenziato. È sempre di qua, sì. Ok. Allora, non siamo messi benissimo di. Aspettate un attimo qua. Barricate, lanterna, palla di cannone. Ah, io proverei a mettere delle trappole. Visto che ne abbiamo un po'. Palle di cannone, abbiamo bisogno di olio, non ne abbiamo tanto. Il resto non so se ha qualche senso. Tanto possiamo portarne solo fino a 4 forse di barricate. Non mi ricordo. Facciamo di costruire delle altre barricate e vediamo quante possiamo portarne. Perché queste sviluppate mi sa che non ce le possono rubare, mentre il materiale sì.
tenere tutta questa legna non ha neanche molto senso. Conserva, abbiamo... Ah no, aspetta, perché non abbiamo tutti che mangiano carne. 16 di carne. Top. Top. Molto buono. Vediamo se riusciamo ad arrivare a questa cittadina. Quanto è lontana questa cittadina? Ah no, perché non è una cittadina. È una tomba. È questa qua. Salviamo nel dubbio, perché qua... Sapete che ormai siamo avvezzi al save scamming con sto gioco, per cui... Allora, trovla di Tlaxcala. Chihuanton è un'anziana che preferisce parlare poco durante il viaggio, anche se sembra parlare... È vero che ce la siamo portata dietro tutto il tempo. Anche se sembra parlare un po' di spagnolo, parla con qualcuno solo per indicare la strada per il luogo dell'incontro. La tomba è una piccola piramide al centro di un cimitero all'interno del territorio di Tlaxcala. Non incontri nessuna difficoltà lungo il cammino e, a prima vista, lungo il perimetro della piramide non c'è il minimo segno di vita. Prova di esplorazione a livello facile, lo facciamo. I tuoi uomini si dividono per verificare che il perimetro sia sicuro. Federico Quintero torna con la preoccupazione scritta sul volto. Un gruppo più numeroso di persone è passato di qui, Capitan, ma a quanto pare non sono entrati nella tomba. A giudicare dalle tracce credo che si trattasse di 5 persone che sono state qui di recente. Potrebbero essere ancora in giro. Ok. Mi sa che dovremmo picchiarle. L'entrata della tomba conduce in uno spazio sotterraneo. La tomba è composta da tre piccole camere, una in fila all'altra, con due stanze alle estremità che sono collegate all'uscita mediante un corridoio stretto. Elok Xochitl, l'anziano Tlaxcalteco, aspetta nella camera centrale. Sorprendentemente sembra essere venuto qui completamente solo. I tuoi uomini si dividono per controllare ogni angolo dell'oscura tomba e ti informano che la zona sembra sgombra. Prova di tattica a livello medio, ma barricate in realtà ne abbiamo materiale. Non so se... Boh. Mando alcuni uomini a fortificare l'entrata. Vada. Mando un paio di soldati a sorvegliare l'entrata mentre il resto dei tuoi uomini fortifica la tomba. E poi dai inizio l'incontro. All'inizio i due anziani parlano in modo informale, ma poi arrivano al punto della situazione e iniziano gradualmente ad alzare la voce. Quando i tuoi uomini iniziano ad annoiarsi, un rumore dal corridoio stretto fa alzare tutti di scatto, brandendo le armi. Con tua grande sorpresa sembra che siate attaccati da 5 guerrieri Totonaki. Per un momento i tuoi uomini sembrano incerti sul da farsi, ma poi Chihuahuan inizia a gridare in uno spagnolo sgrammaticato che risuona lungo i muri della piccola stanza. Sono uomini di Cempoala, non vogliono che Tlaxcala si alleri con Xalapa. Eliminateli! Capisci che se si tratta di una fazione totonaca rivale è venuta per rovinare i negoziati tra Xalapa e Tlaxcala. No, qua c'è un 6 di troppo. Se riescono a uccidere Chihuahuan o Elok Xochitl, la tua causa è persa. Cavolo, quindi probabilmente dovremmo difenderli. Con tutti noi stessi. Questo è... Ok, l'esploratore, non voglio mettere in ballo qualcuno vincente. Lopet... Ehi? Ha solo 4? Oh, Porsche Vache! Non so cosa faccio, prendo l'esploratore. O l'altro, facciamo così, i primi quattro, ci proviamo. No bueno, no bueno. Cavolo. Ruiz, Echeverria. Là ci sono i due che non devono morire, ma gli altri miei due... Miei... Blablabla. Miei uomini dove sono? Ah, ok. Ah, forse il fatto di avere della gente che difendeva l'ingresso sono questi due qua. Ah, qua sono in 5. E là abbiamo... Allora, no, io metterei là i soldati.
lui è l'esploratore, no, soldato, soldato, che okay, l'esploratore è questo qua. Che tanto lui corre, l'altro spara a distanza, per cui anche se non ci arriva vicino non è un problema. Allora, vorrei mettermi delle barricate quasi quasi, o comunque dei... Sì, 4 ne porto al massimo. Delle trappole di aculei, allora... Ok, qua, ok. Metterei anche due barricate per lato. Così da poter resistere il più possibile. Tanto possiamo poi rifarne altre. Allora, questo non passa al turno. Ora comincia la battaglia. No? Ok, è il mio turno. Allora, tu corri come un pazzo su di qua. Non so se riusciamo a finire entro i 20 minuti. Questo episodio potrebbe durare più del previsto. No, intanto che quello corre, posso selezionare lui? No. Questo corre molto meno. Questi due cosa fanno? Picchiano o... Coltello o cerbottana? Vai di cerbottana tu. E tu di arco, ok. Li porto dietro, non si sa mai. Allora, teoricamente con tutto l'equipaggiamento che abbiamo buttato là dovremmo resistere. Allora, cos'è che abbiamo? Veterano trappoliere, veterano mazzone, veterano guerriero, veterano sergente guerriero, sergente campione. Aia, sono tosti, eh. Sono tosti, ma noi abbiamo messo tutto e abbiamo anche delle palle di cannone in caso possiamo utilizzare. Allora, facciamo che... Da dove passeranno? Allora l'hai bloccato, per cui mi metto qua. E tu mettiti qua. Poi facciamo difesa perfetta. E difesa perfetta. Beh, 26 danni non sono male, effettivamente. Kaiser! Allora... Picchialo. Non la tira giù, no. Però quasi, in realtà. Allora... Poi abbiamo... Lui che pff, non riesce a vincerci più tanto. Allora, vieni qua intanto, vediamo come è messo. Se quello vede, no. È difeso dall'altro. Copertura totale, ma l'altro dietro ha una copertura parziale. Possiamo provarci lo stesso. Niente, vabbè. Mettiamoci qua dietro per essere un pochettino più tutelati, ma siamo al fuoco, vabbè. Ma le palle di cannone posso spararle quando? Boh. Allora, posso arrivare qua. E poi posso forse lanciare il coltellino. Yes! Bene. Uno è andato e l'altro quasi. Oh, tu stai qua. E difenditi perché tanto per ora la maggior parte di loro non sono ancora arrivati. Comunque abbiamo fatto bene a fare quelle trappole là perché ci hanno agevolato parecchio il discorso. Adesso sono solo più tre e mezzo loro. Aia col colpo critico.
Quell'altro che mi blocca. No, non può cambiare lui effettivamente. Posso... No. No, non voglio fare discrezione. Allora... Vado su questo, o secco questo, forse voglio seccare questo qua. Questo è già attaccato però. Quello è stordito, allora tu... riesci ad avanzare? Non avanza niente lui. Allora, mettiti qua, vediamo se hai qualcosa... Sì. 5%, ciao, non farà niente. E infatti, ci ho provato solo per l'achievement. Comunque con tutte queste barricate non passeranno mai, dovranno passare sui nostri cadaveri per arrivare. Riesce a vederlo l'altro? No. Copertura totale. Gli altri vero che meno. Stai ad aspettare qua allora. Questo è quello che mi preoccupa, però il soldato qua. Ah! Che male! Gioco stordirlo. Così non dovrebbe darmi troppi guai. Scappo con lui. Tanto non può fare niente. E tu mettiti qua. Non è la situazione ideale, ma almeno dovrei riuscire a reggere l'impatto, insomma. Vai indietro qua. Tu vai qua. Non so se fare di questa. Tutto questi due sono tutti e due storditi. Al massimo mi viene quella. Però poi dopo non posso muovermi praticamente. Però ci sarà questo preso dai due, ma questo ormai è mosso. Ci proviamo. Ok, e allora, vediamo se con gli altri due riesco a fare qualcosina di utile. Allora, vieni qua, lo vedi? 14%, avanza di 1. 16, ci proviamo, non andrà mai a segno, infatti. Allora, qua ci vede? Sì. No, ok, è coperto dall'altro qua. Ok, va a pochissima precisione. Niente. Non hanno abilità loro, no. Aia! È andato. Non posso usarlo questo, no. Allora. Lo sapevo.
Ok, l'altro l'ha già usato il tiro d'opportunità, per cui... Ok. Vado qua. Allora, tu vai qua. So che fai schifo, ma provaci. Please, provaci. Tu riesci, ci sei appiccicato. Ok, per aiuta per buio, ma mannaggia la miseria. Niente, niente. Oh, Mareu, eh. Oh, vai su questo. Tu hai lo stordimento almeno. No. Ma ci proviamo lo stesso. Yes. Critico perché era tra i due. Ehm, 86%. Non è il... Questo non è il problema del buio. Proviamo il doppio. È 56, molto poco. Scusa, andiamo su questo piuttosto. Quanto mi cambia? No, S86. Vai. Aia, perché è bloccato? Valli dietro. Valle dietro. Tu vai qua. So che non è il massimo, ma... No, non può fare niente, va bene. È andata. Abbiamo perso coso qua, Echeverria. Lievemente avvelenato, dai. 3 di equipaggio, poteva andare peggio. In realtà abbiamo usato troppe barricate e non servivano tutte quelle, ma meglio così, dai, è andata bene. Esci vittorioso da questa breve e brutale battaglia. Entrambi i messaggeri sono sopravvissuti. Ordina ai tuoi uomini di perquisire i cadaveri dei nemici caduti e recuperano una piccola quantità di preziosi e alcuni pezzi di equipaggiamento utilizzabile. Ok. Eloxucitl è molto più che contrariato per l'attacco Totonaco, ma Cihuaton gli spiega tutto il suo arsenale diplomatico di parole rassicuranti, scuse, lusinghe e minacce velate. Finalmente Eloxucitl si convince non solo che Xalapa non aveva alcuna relazione con il tentativo di assassinio, ma tu e i tuoi uomini eravate stati inviati specificatamente per impedire che l'attacco andasse a buon fine. Che era più o meno così. Quando l'Oxocintle se ne va, Cinquaton si gira verso di te. Vi ringraziamo, Julius Mazzetesse. Senza voi qui adesso non sarei viva. Grazie a voi, Tlaxcala ha accettato i termini dell'alleanza. Dobbiamo tornare a Xalapa e raccontare a Tepictoton cos'è successo. Ok, quindi adesso dobbiamo proteggere il messaggero tornando in là. A Xalapa. Ok, perché Papant la prima era... Scusate, non è che... Protegge il messaggero. L'altra volta era evidenziato la città, boh. Scegli un supervisore? Sì, ma non abbiamo... Non abbiamo... Ah no, segniamo l'equipaggiamento che abbiamo perso qua. Chi è che è stato male? Echeverria. Uno e uno. Poi ne togliamo uno a Iruenes. E lo diamo di nuovo a Echeverria. Ok. Dovremmo fare di nuovo delle medicine, ma... Vabbè, ci sta. Ah, c'è un Kern qua su. Così sembra, ma mi sa che ci accampiamo e poi salveremo qua il gioco perché si fa tardi.
Cioè, in realtà si è già fatto tardi. Conserva 3. Diamo più reazioni. Non so se conviene conservare 3. Perdendo caccia. A meno che. No, vabbè, tu al posto che sviluppare delle barricate, fai che conservare. Ok, lui sta bene, abbiamo perso 6 di medicina, ma va bene, dai, lo dobbiamo fare delle altre barricate e delle altre trappole. Assolutamente, un po' di medicine, ma ci sta. Dov'è che è il cairn? Arriviamo solo fino al cairn, così. Eccolo. Che se no poi magari ce ne dimenticavamo, ok. Va bene, detto questo, io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivetevi per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti, buona giornata.